Quello che abbiamo visto a monte del fiume. L'ambiente, per essere salvato, deve essere tutelato e tutti abbiamo il dovere di vigilare e, dove se ne ravvede la necessità, denunciare e fare prontamente intervenire le forze dell'ordine. Così il procuratore generale di Salerno, dottore Corrado Lembo, che continua esprimendo tutte le sue preoccupazioni in merito al territorio salernitano, dal quale arrivano segnali preoccupanti sui quali abbiamo il dovere di soffermarci e riflettere. Ancora una volta l'allarme viene lanciato e stavolta la voce è di una persona garante della legge che è preoccupato quanto lo possono essere cittadini normali e speriamo che lo siano anche gli amministratori dei territori della provincia. Non bastano, occorrono nuove tecniche, però noi con pazienza abbiamo individuato, anche d'intesa con enti e organismi e persone dotate della necessaria capacità professionale, quindi utilizziamo ora mezzi aerei, addirittura droni dotati di apparecchiature come termocamere, magnetometri e altre diavolerie tecniche, non le saprei descrivere nel dettaglio, ma che di concreto, in concreto ci aiutano a ritrovare questi rifiuti e a volte anche i responsabili dell'illecito collocamento. Non è sufficiente a contrastare questo fenomeno, occorre una mobilitazione civile, allo stesso modo in cui occorre una mobilitazione civile per contrastare efficacemente le mafie. C'è anche un senso di omertà che circonda questa materia, perché in fondo il cittadino si trova di fronte a un disastro ambientale, addirittura assiste allo scempio ambientale, dice ma in fondo non mi tocca direttamente, però un giorno toccherà anche a lui e ai suoi figli. In questo settore agiscono gruppi criminali, sono sempre presenti, basti pensare a tutte le attività di imprese, di trasporto e raccolta di rifiuti che sovente hanno praticamente abusivamente smaltito illecitamente quei rifiuti che dovevano poi trasportare e magari smaltire a norma di legge invece. Questa della creazione delle guardie ambientali su questo territorio che è stato particolarmente devastato in passato. E io dico sempre che più occhi a guardare sono sempre meglio di pochi, quindi loro con il loro contributo possono sicuramente aiutarci a intervenire, soprattutto tempestivamente, perché purtroppo, come dicevo nella relazione, lo stato dei luoghi in occasione degli illeciti ambientali si modifica rapidamente, quindi i criminali in questo modo sovente hanno la possibilità di farla franca, invece con una costante attenzione e controllo del territorio ciò non deve avvenire. Le amministrazioni devono, come dire, farsi un esame di coscienza serio. Negli ultimi anni ho notato dei segnali positivi, bisogna evitare all'origine determinate situazioni.